che semplicemente un membro della famiglia della sua leadership. Insomma, io penso che questa cosa sia un errore dal punto di vista politico, e mi auguro che sia un'occasione per i tanti foggiani che rifletteranno su questo punto per scegliere uno dei nostri candidati, in particolare per scegliere una donna. Oggi parliamo nel suo comitato elettorale, del suo collegio, per scegliere una donna che ha lavorato sempre per questo partito in tutte le maniere possibili, da attaccare i manifesti, litigare con tutto quello che serve per mettere su una campagna elettorale, per costruire i congressi. È la prima volta che fa questo da protagonista, è sempre stata dietro le quinte.